Oggi parliamo di un prodotto muro naturale, un prodotto alla calce, appunto calce, pietra, solo natura, sono 169 colori. Questo prodotto è totalmente liscio, molto piacevole al tatto e contiene mica, un minerale che dà i riflessi della natura. Come sempre, tutta la lavorazione comincia con l'applicazione del primus. Fare il colore è semplicissimo. Prendiamo il colore scelto e lo creiamo con i nostri additivi. Bene, il primus adesso è asciutto, il prodotto l'abbiamo lasciato stagionare un po', possiamo procedere all'applicazione. Dopo aver steso qualche metro, passiamo la spatola in senso inverso per togliere eventuali imperfezioni. Abbiamo applicato il prodotto su tutta la parete, è molto bagnato, si vede. Quando tirerà l'acqua, che diventerà più opaco, sarà il momento per andare a lisciarlo. Poi vi facciamo vedere. Ho passato un'ora e mezza, due ore, cominciamo a vedere che ci sono delle zone in cui schiarisce. Questo è il momento per bagnare e schiacciare, quindi compattiamo e otteniamo questo muro liscio, non uniforme, leggermente macchiato, insomma un muro naturale. Quest'acqua che spruzziamo serve per ammorbidire il prodotto e rendere possibile una lisciatura uniforme. Ecco, questi puntini che vediamo sono la famosa mica che naturalmente quando noi andiamo a compattare potremo trascinare qualche pezzetto di mica. Occupiamoci di lisciarlo lì dove ha lasciato un segno. Qua il muro comincia ad asciugare, noi vediamo tutte le parti più chiare, queste parti sono ancora bagnate, magari lasceremo per ultime. È il momento di prendere il nostro guanto e lucidare, questo prodotto si lucida con il nostro guanto. Vediamo Andrea. Facilissimo. Ecco, il muro praticamente è finito, possiamo lasciarlo così se lo vogliamo opaco. Se lo vogliamo lucido possiamo fare altre cose, ma soprattutto possiamo tirare delle righe come abbiamo fatto qua. Adesso Andrea ci fa vedere quanto è facile. Abbiamo finito le righe, ma quello che voglio farvi vedere sono questa polvere di mica che si manifesta, che comincia a manifestarsi adesso, che dà questa sensazione di muro naturale. Qui sta veramente asciugando, lo vediamo si schiarisce. Il colore finale sarà questo, ma questo è un colore intermedio, dice che è quasi asciutto, ma possiamo fare una cosa adesso. Se lo vogliamo più liscio e più lucido, possiamo passare con la spatola e lisciare ulteriormente. Adesso una piccola chicca per gli intenditori.
Questo è il momento in cui la spatola lavora e fa il suono giusto. Fammi sentire come suona la spatola. È musica. Questa è la musica della spatola quando il prodotto è veramente liscio. Adesso sono passate circa 2 ore, è omogeneo, è completamente asciutto, vediamo la superficie esattamente come la vogliamo, bella, liscia, piacevole al tatto, un muro naturale con dentro questi bagliori, questi cenni di luce.